favoriti poeti, sino che parlare, con una fiducia, la terra e i mari, parlati di un mondo, chi può li salvare? E sta bella Calabria, sta bella Calabria, giardini al mare. Puntati di guerre, di facili da lui, a chi la grandezza e chi la grandezza del nostro Signore, portati passioni, amore e bellizzi, spuntate questioni, sciogliti stellizzi. La 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 Questo nostro appuntamento è fatto anche di tanta bella musica popolare. Lo meritano certamente un grande applauso. Sono gli amici inseparabili dei favoriti poeti. A loro va la nostra stima e riconoscenza per tutto ciò che stanno facendo. Ricerca per continuare a dare vita a tanti canti popolari. E poi stanno musicando tante belle poesie di poeti presenti, di chi purtroppo non c'è più. Grazie di averci onorato anche quest'anno della vostra presenza. Enzo Dieni, Michele Lagopo, Franco Stefanelli, Largagnani. Non so chi di voi lo ha notato, ma qui davanti a me c'è una sedia vuota sulla quale ho voluto appoggiare una rosa. È il mio e quello dei poeti presenti, segno di ricordo e riconoscenza di un amico, di un uomo d'altri tempi, di un grande poeta. Da pochi mesi non c'è più, ma sicuramente da lassù ci starà guardando e sarà la sua stella ad illuminare il cammino di questo nostro appuntamento, al quale, se non per motivi di salute, non è mai mancato. Ad Antonio Zuccolo. Per chi ha dato uno sguardo alle locandine che pubblicizzano l'evento, avete potuto notare che questa serata viene presentata a voi dall'amministrazione di questo comune, appunto Ardone. Io curo la parte organizzativa, praticamente sono la mente e le braccia dell'intera manifestazione. Lo faccio con enormi sacrifici ma con tanto amore, perché sono un appassionato di poesia dialettale. E vi confesso, sono fiero ed orgoglioso di organizzare questo appuntamento che si scosta totalmente dai tanti concorsi di poesia dove vince tanta competizione. Favoriti poeti è e deve rimanere un momento dove tanti amici poeti ci ritroviamo per condividere con voi una magica serata dedicata alla poesia dialettale. Colgo l'occasione per salutare l'intera compagine amministrativa, gli assessori che sono qui presenti, Nino La Scala, il consigliere che rappresenta questa nostra frazione, l'avvocato Francesco Tropepi, il nostro sindaco
Giuseppe Campisi, e vorrei ringraziarlo per essere qui, per la sua disponibilità, e lo pregherei di avvicinarsi per porgere un saluto a nome dell'amministrazione. Sì, grazie. Buonasera a tutti e benvenuti qui anche quest'anno. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Mimmo, che lo trovo ogni anno sempre più entusiasta e con più determinazione per fare questa serata. Io mi ricordo il primo anno, nel 2006, era il primo anno che ho fatto il sindaco, che è venuto a propormi di fare questa manifestazione, cosa che ho poi accettato anch'io con entusiasmo. Ma negli anni non avrei mai pensato che dopo 14 anni siamo ancora qua a fare questa manifestazione con lui così impegnato e con questa tenacia, perché credetemi, organizzare delle cose per tutti questi anni è difficile, perché noi arriviamo a vedere la parte finale della serata, della manifestazione, però dietro c'è un lavoro che parte da lontano, perché Mimmo io lo vedo in movimento già da 2 mesi, da 3 mesi che è in movimento, ogni volta che mi vede dice manca questo, manca quell'altro, dobbiamo fare così. E questa cosa non può che fare piacere, rendere onore a Mimmo per l'entusiasmo. Noi abbiamo veramente bisogno ad Ardore di persone come Mimmo Fabiano, perché abbiamo intrapreso un momento di crescita della nostra comunità, e se ci sono persone che lavorano come Mimmo, che collaborano come tante altre associazioni che sul territorio collaborano, sicuramente Ardore crescerà. Noi già stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro degli ultimi anni. Mi auguro che questa bellissima manifestazione, che ormai è diventata una tradizione fissa il 13 agosto qui a San Nicola, mi auguro che ogni anno diventi più importante, ogni anno ci saranno persone nuove. Mi dispiace sentire, ahimè, ogni anno che magari manca qualcuno che non è qua tra di noi, però purtroppo è la vita, noi siamo vicino, perché ormai sono tutti quanti, siete tutti quanti, fate parte di questa manifestazione, tutti gli anni vi rivedo con un grande piacere, e mi auguro che anche stasera sia una bellissima serata, vivremo insieme queste 2 ore veramente in compagnia. Grazie ancora e grazie a Mimmo. Grazie sindaco, grazie per le parole, e noi proseguiamo. Bene, esauriti i preliminari che sono d'obbligo, è il momento di dare voce ai protagonisti di questa serata, che sono, l'applauso lo fate alla fine, Franco Blefari da Benestare, Giuseppe Cavallaro da Ferrussano, Vincenzo Cordì da Locri, Rocco Creseo da Bova Marina, Domenico Favasulli da Africo, Mimmo Fabiano da San Nicola d'Ardore, Rosella Garretta da Benestare, Michele Germanò da Bovalino, Paolo Landrelli da Ardore Marina, Saverio Macri da Bovalino, Pasquale Maressa da Capospartivento, Armando Panetta da Locri, Franco Reitano da Locri, Martino Ricupero da Siderno, Giovanni Ruffo da Bovalino e Bruno Versace da Bianco. E sono loro, i nostri poeti, tutti appartenenti alla nostra associazione Unione Poeti Dialettali Calabrese, nata 6 anni fa, di cui mi onoro di essere anche io un socio fondatore, con 2 obiettivi, diffondere la poesia dialettale e valorizzare il nostro dialetto. Colgo l'occasione per salutare i 2 nostri instancabili coordinatori, che sono Vincenzo Cordì e Totò Mediati, e più avanti avremo modo di dare voce anche a loro. E quando un poeta parla c'è bisogno di silenzio. Voi come pubblico dovete creare quell'atmosfera giusta, facendo così rimettiamo a suo agio, perché naturalmente non sono dei grandi attori. Ma principalmente riuscirete ad assaporare la grandezza della poesia dialettale e quello che riesce a trasmettere. Perciò rilassatevi e vivete queste 2 ore in pace e serenità, così facendo domani, commentando la serata, direte: siamo stati così bene a San Nicola,
dove abbiamo partecipato ad una notte magica fatta di musica e tanta, tanta bella poesia. Buon ascolto e, come si suol dire, ad aprire le danze, apre questa magica serata, sì, proprio lui, un maestro, un amico, un compagno di tante avventure, una fonte inesauribile di poesia e non solo, reduce dalla sua ultima pubblicazione, Gente di quel paese di gesso, arriva dalla vicina Benestare, Franco Blefari. Buonasera, proprio io apro le danze che non mi vedo neanche i carrelli. E come sento? La novità di quest'anno, che un anno in più sono invecchiato e quest'anno devo dire che, come mezzo poeta come sono, ne scia fuori ad un seminato. Pensate che andeppi la tentazione da scrivano di indossare i panni dello scrittore. Ho fatto un libro di 374 pagine dove racconto tutta la vita della civiltà contadina dei nostri paesi. Racconto la raccolta delle olive, la trebbiatura, il pane fatto in casa, l'uccisione del maiale, del porco, ancora più vivo. Serenate, fidanzamento e matrimonio, i riti liturgici della Santa Pasqua, il Natale, la magia e tanti altri capitoli, 38 capitoli di come una volta vivevano i nostri antenati. Allora io, grazie a Mimo perché mi ha dato la possibilità di fare questa passerella pubblicitaria, devo prendere il libro. Questo è il libro, è in vendita, non al prezzo di 18 euro, prezzo di copertina, ma trovandoci nell'Università della Poesia Dialettale, quale è San Nicola d'Erdore, soltanto a 15 euro. E la poesia che leggo è questa, in quarta di copertina di questo libro, perché in questo libro ci sono anche delle poesie a tema. Parlo di porcelli, apro il suo porco, parlo di pane in casa, apro il suo pane in casa. E allora la leggo però in formato più grande perché non vedo. Per questo libro io sono andato alla ricerca di tutte quelle persone che mi potessero aiutare e raccontare il mondo in cui viviamo i nostri antenati. Vai cercando ancora più paesi. Chino di Bessare e dei migranti, donne che facevano maisi, cusurdovone e capanzano canto. Vai cercando sempre testimoni che passare tant'anni alla mia età, che cernero legumi putramoni o ibis che stare in capra a pedare. Vai cercando qualche paesano che trebbiava che i vacri pagati quando giugno venia e che il giurano era anche che gli trulli ammonsegliati. Non trovo più capiso e non pignata una piglia o un omicanno puro rotto. Cerca la storia mia che è sterrata, quando fino a memoria, fine tutto. Non trovo più cose di un tempo andato, puro dialetto andato in Sicilia, non sanno manco che serviò lavato e che erano Cagliabu e Amaglia. Vai cercando a me stesso, eppure a Dio, che agli tempi sta gente a queste case, mo che a civiltà scomparivo, e cingere le stare di dei braci. Vai cercando la famiglia mia, perché il cuore mi porta sempre al reto quando l'uomo mi scrive non sapia, ma rispettava la legge ogni decreto. C'era cata, povico, chi te sia, coperte di canestra rossa e blu, un grammofono antico si sentia, che parlava una certa Mariù. Grazie. Grazie a Franco Blefari. Passiamo al secondo poeta,
A lui il merito, in collaborazione con Bruno Versace, di aver dato vita alla nostra associazione. La sua poesia rispecchia tanto la vita familiare e i suoi affetti. È nato a Bianco, ma vive a Ferruzzano, Giuseppe Cavallaro. Cosa pensava mai che tu partivi e mi lasciavi solo senza affetto? Che mi ricordo quando mi dicevi, longa se mani e stringimi sto petto, che mi posso sentire il tuo calore, portami a spasso insieme ai tuoi pensieri. E quando la sera prima il limburrivi tu ti affacciavi e mi puoi vedere, ne sciato stiglia e convogliava il sole, regina, prostitudine e pensieri. Ora non si ciucca, mia deseata rosa di nomi e rosa di colori. Passaste l'anima mia disperata e un profondo sol con tuo cuore. Ca lontananza si perde ogni ricordo, ma io ti voglio bene e non mi spento. Grazie. Grazie, grazie per questa parola. Il prossimo poeta è uno dei nostri due coordinatori dell'associazione. Un poeta a cui non manca né grinta né fantasia. Ritroviamo nelle sue opere tanta fede. Sempre presente a questo nostro appuntamento, arriva da Locri, Vincenzo Cortini. Stavo sentendo i commenti dei colleghi alle mie spalle. Il primo Zoppo, il secondo con la storia. E lì. Però ci siamo, ragazzi, ragazze per modo di dire. Io stasera voglio dedicare una mia poesia a quella rosa che è poggiata su quella sedia. Ho intitolato questa poesia Pinna Galanti. Samo per Dio cuttia pinna galanti, pinna che seppe pettare i sentimenti. Tutte le sue sonette sono canti da tenere in tuo cuore e in tua mente. Pinna galanti, e cuore genuino lo dinno tutti i versi che scrivivo, persona degna di fare l'inchino o di ciò mondo e quello conoscevo. Poeta mo degno mo di fare parte delle patrie poete di una volta, semi alle rivisoi si vide all'arte, perché la poesia anda via perduta. Ora non ci si chiude, caro Antonio, guardiamo chi la seggia che è vacante, la tua saggezza tra la riunione ne manca, Antonio, ma teramo avanti che non può morire la lingua nostra già mensa malata. La speranza mo può di risorgire e non me la vedete ripensata. Grazie. Grazie. Vincenzo Cordini è uno dei nostri due coordinatori della nostra associazione. Il secondo, Totò Mediati, che per motivi strettamente familiari non è presente. Ci siamo sentiti e si scusa e vi saluta. Vincenzo, un saluto tuo a nome dell'associazione e naturalmente anche un accenno alla nostra pubblicazione di Voci senza tempo. Sì, sì Mimmo, questa associazione, come poc'anzi tu stesso hai detto, è nata 6 anni fa. L'idea è venuta a Pepe Cavallaro, che avete sentito poc'anzi, e a Bruno Versace, che chiuderà il turno delle poesie.
eravamo una sera ad Ardore e proprio in quell'occasione ci siamo incontrati 5-6 poeti e Pepe Cavallaro dice: ma perché non fare un'associazione di poeti? E abbiamo colto, come si dice, la palla al volo. Io, Toto Migliati e gli altri che eravamo presenti, Mimmo, e da lì è partita questa idea di iniziare con un piccolo gruppo. Abbiamo pubblicato un'antologia nella quale partecipano 22 poeti, 22 dei quali due purtroppo non ci sono più, come Pasquale Favasuri, a cui vi chiedo un applauso. E Antonio Zurzolo, a cui è declamato poc'anzi questa poesia. Dicevo, ne manca Antoni, ne manca perché quando eravamo nelle riunioni, veramente negli ultimi periodi, Antonio Zurzolo veniva raramente per i suoi problemi di salute, ma quando c'era e apriva la bocca, tutti noi dovevamo stare zitti, perché era una perla di saggezza. Ecco perché dico, mi manca Antoni, e a me mi manca. Mi manca come amico, mi manca come collega. Mi mancano i suoi versi, mi mancano i suoi sonetti. Quindi abbiamo dato inizio a questa antologia con 22 poeti, che stasera ci sono poche copie, per chi volesse approfittare ad acquistarla. Stiamo cercando di valorizzare attraverso questa antologia e attraverso anche le nostre visite che contattiamo i giovani nelle scuole, sperando che questa pandemia finisca presto e che possiamo riprendere nuovamente i contatti con gli studenti. E abbiamo avuto belle soddisfazioni di giovani che hanno improvvisato in questi nostri incontri anche delle piccole rime. Come dicevo poc'anzi, stiamo invecchiando, abbiamo bisogno di una nuova leva di giovani che amano la poesia. Pertanto, ragazzi giovani, ragazzi intendo dai 18 anni ai 70, che vogliono avvicinarsi alla poesia, lo facciano, perché è veramente un peccato far morire la nostra lingua. Quindi a noi spetta questo arduo compito di portare avanti queste nostre radici. Il nostro logo è stato fatto da un grande maestro, un albero dove si vedono tutte le radici. Lo potete vedere in piccolino nella locandina che è esposta davanti a voi. Queste radici non permettiamo che muoiano, ma portiamole avanti. Vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Grazie. Grazie a Vincenzo Corvin. E andiamo avanti. Il poeta che ascolteremo ora, in questo periodo, ha fatto più strage del Covid, partecipando e vincendo numerosi premi in diversi concorsi. E in merito a questa pandemia, pensate, ha scritto e pubblicato un'intera raccolta di poesia. Arriva da Bova Marina, Rocco Criseo. Bravissimo! E lasciamo da parte il lato comico, andiamo sul serioso. Io questa sera, nel scegliere la poesia che voglio declamarvi, non ho avuto problemi, perché ho subito pensato alla mia ultima composizione, che è nata da poco, è nata da qualche giorno, è nata a seguito di questa immensa tragedia che ha colpito la nostra terra, che poi noi diciamo che è una tragedia, però purtroppo è un atto criminale, perché c'è la mano dell'uomo dietro a questi incendi. Questi incendi che hanno distrutto
ettari, migliaia di ettari di terreno e hanno devastato veramente il nostro territorio, causando pure delle morti. E quindi ho sentito proprio quel desiderio impellente di scrivere qualcosa su questo avvenimento. Ed è nata questa poesia. Brucia la terra. Brucia la terra mia, vampa di fuoco. Tizza la timpa e pure la pendina. Non c'è speranza più da chi sloppo. Cala la brace sino alla malina. Non c'erano occhi chiuni per cianciri, per chi sta terra bella e martoriata, dalla sua sorte e solo patiri, per colpa e malagenti scellerata. Non siete figli voi di questa terra, la mamma non vi fece con dolori, lo male fatto a voi mi disse terra, che di un sangue siete traditori. Brucia montagna e brucia come cuori, spittilla bamba all'alto del cielo. C'è lutto e pianto, che la gente mori, che la sudoni si invia spracero. Quanto travaglio e caddi in tali mani, di rileveti a cinnere restavo. E la fatica per non morsi pani, lo fuoco tutto quanto se lavavo. O a spromonti, ricco di sapiri, della parlata greca contadina, ritorna a vita, tu non puoi morire, per colpa di sta gente malandrina. E rialzo forte all'alto, lume canto, mentre la mercenzi lo reparo, mi trova forza, dallo sciumanto è stato sempre lo lottare padre. Grazie. Thank you.
Grazie, Frane, grazie. Stiamo ascoltando tanta bella poesia. Avrete notato che ogni singolo poeta affronta delle tematiche diverse, lanciando dei messaggi che sono di nostalgia, di fede, di protesta, di speranza. E via dicendo. E a questo punto mi pongo una domanda. La poesia, o per meglio dire, la voce della poesia in questa nostra società del malessere, che ruolo svolge? E con quali risultati? Una domanda che pongo ad un amico comune nostro, uomo di grande cultura, che riesce ad affrontare, come sa fare solo lui, argomenti di grande importanza, con il sorriso, la semplicità e una dialettica che, potendo, sicuramente lo ascolteremo per ore. Avrete già capito che sto parlando del professor Ugo Mollica. E gli è nato che si è voluto in più, perché a una certa età... Sono fuggendo di Franco, no, tranquillo. Che dura. Bisogna fare un lato. Usciamo dalle Olimpiadi con gli occhi pieni di sensazioni e di sentimenti. Abbiamo visto slalom pure, no? Anche in pista, e abbiamo gioito per i nostri ragazzi d'Italia. E l'abbiamo fatto già cominciando a parlare di calcio, quel settore che aveva perso la dignità in Italia, perché era stato svenduto ai mercanti di guadagni e soprattutto all'estero. E poi abbiamo trovato dei ragazzi che a malapena cercavano e trovavano un posto in squadra, che ci hanno regalato la Coppa d'Europa. Quindi abbiamo sensazioni positive in questo periodo, però ahimè c'è qualcosa di triste oggi nel sole, anzi di antico, dice il poeta. E la tristezza che così bene Rocco Criseo ci ha fatto arrivare addosso, io la rivivo intensamente anche sulla base della domanda che mi ha posto Mimmo. Che voce, che forza può avere la poesia in questo mondo che vuole degradare, deliratare, uscire da ogni norma e da ogni regola? La poesia si aggrappa e vive di quelle sostanze antiche che sono i sentimenti, ma l'uomo sta cercando di uscire dall'umano, ci stiamo accorgendo. Guardate, i greci dicevano che c'è un tempio, il tempio di Apollo a Delfi, che presentava due scritte. Nella prima era detto «Gnotis auton» in greco, «conosci te stesso», come dire «rifletti». Questa era la logica classica, quella logica che i latini interpretavano in medio stat virtus, sii equilibrato, cerca di capire quello che c'è ed estrai una logica compatibile. Ma c'è un'altra scritta nello stesso tempio di Zeus a Delfi. Dici Meden Agan, dici niente di troppo, cioè cerca sempre di più, non ti fermare mai, vai oltre i limiti. Noi stiamo seguendo in maniera ottusa questa seconda linea. E l'uomo sta uscendo dai suoi panni, dai suoi limiti. E la poesia che fa in questo tempo? Cerca di trattenerci entro quei margini entro cui l'umanità si è cresciuta e vorrebbe continuare a proseguire la sua corsa. Questo è il senso della poesia. Ma oggi aggiungiamo un altro pianto al pianto precedente.
quella campagna è stata abbandonata. Non è colpa solo dei piromani che giustamente sono stati definiti bene da Rocco, ma è colpa nostra che abbiamo abbandonato la campagna, non la amiamo più. Quel tipo unico di coltivazione, di agricoltura che noi concepiamo è un'agricoltura di rapina. Le grandi forze, le grandi potenze dello sfruttamento usano i loro interessi per ricavare il massimo dell'economia dalla natura. Non c'è amore, non è terra madre quella che noi amiamo. Ecco perché i territori sono abbandonati. Ma non solo le foreste interne, là vicine alla santità di Polsi, anche le nostre campagne bruciano ad un passo da noi, per la nostra incuria, per l'abbandono, per il fatto che noi vogliamo solo divertirsi e basta. E questi sono peccati, ahimè, che paghiamo, noi che siamo abituati a piangere. In questi giorni abbiamo trovato un altro campagna in più che ci sta dentro e noi cercheremo in qualche modo di sopravvivere, chiedendo aiuto a questi poeti che arrivano da Mimmo con tanto buon animo e con tanto amore. Grazie poeti e grazie poesia, se riuscirà a mettere un freno a questi disastri. Grazie a voi. Un grazie a Ugo Mollica per averci illuminato con le sue belle parole, e andiamo avanti con un altro poeta che ha iniziato a scrivere da alcuni anni declamando l'amore per la sua terra e le sue tradizioni, anche se stenta a superare l'handicap del momento di apparire davanti al pubblico. Vi posso garantire che sta attraversando un periodo di grande crescita. Arriva da Africa Domenico Favasini. Grazie, buonasera. Peccato per le mente che ti amo, forte ti stringe un vecchio, terra mia, e ti dico con cuore che ti amo, d'amore vero, e il nostro poco sia. Oddio, in quanto tutti i tuoi feriti, pure che gli chiedono mucciati, cuori aperti, e bella pulita, pure che ora mai sono incagliati. Che non è vero che ti... Che non è vero che ti rispettiamo, che ti trattiamo come una regina, giudici un vento che porta tuo frano, un canto che si dà ogni mattina, l'amore nostro, che ci angigiano, il tempo amaro ogni tuo destino. Bravo, bravo Domenico. E adesso tocca a me, l'ultima ronda toccare. La mia passione e dare voce e condividere con voi, con questi grandi amici poeti, una serata all'insegna dell'affetto e della cordialità. Ecco perché ci metto tanto impegno ad organizzare con sacrifici questo appuntamento. A voi l'ardua sentenza. Cosa ne pensate? Ne vale la pena? Sì, ne vale la pena. Ecco, questo vostro sì mi ripaga del duro lavoro. Grazie di cuore. Sono nato qui a San Nicola, Mimmo Fabiano. Restano i ricordi. Na febbre mi pigliavo dal nato mondo, cantise calipiare a terra mia. È vero che ormai toccammo a fondo, non c'è ste pace e non c'è poesia. E ciò non vivo uomini una volta che po' tanto credeno un rispetto, e smornavano tutte quante a rota e difendevano sangue per tappetto. Non vidi ciò di femmine o barconi che si porgevano un piatto da vicina, e carmenando vana le parsuni facevano i notte e notte d'ota fina. Non sento ciò le belle serenate poi quando si cantavano da zita, e ciò non vidi le belle giornate a gente spensierata tanta la vita. Non sento ciò le suoni d'organetto manco per strade o bandigliatori. Non ti se ciò a bramare lo grappetto, non c'è né punteri né tenturi. Non vitti ciò a padre ma passare, chi va che asumera la capizza,
Oh, Teterano, che grande Massari, femmine, commaccatura e colatrizza. E quanto fede, e quanta devozione davano per suo santo protettore, in buon amore con l'opera buone e alla tortella dei nostri signori. A sera, tutto intorno al focolaro, contavano i patuti della famiglia, guardavano un buco di un giornale, allora che a notte si risveglia. Che paradiso, l'oceano stellato, e l'incanto del mare e della natura, e mi ricordo di che più passato, una vita di sofferenza e di sudore. Mi passano da testa sti pensieri, gente ricordi lo tempo che fu, fatti e consigli di uomini veri, lo passato che ormai non torna più. Adesso tocca a lei, questo raggio di luce capace di illuminare questo nostro cammino poetico. Un'amica che io oserei paragonare ad un grande pozzo, dove attingere talento e professionalità, per la sua freschezza, il suo sorriso, l'amore per questa terra e le sue tradizioni. Lei recita, canta, scrive i testi delle sue canzoni, giornalista, corrispondente della Gazzetta del Sud, ha cantato insieme al grande Mino Reitano. Avrete già capito che è arrivato il momento di ascoltare proprio lei. Arriva da Benestare, Rosella Garreffa. Buonasera a tutti. È sempre un'emozione essere qui. Però come diceva Mimmo, se ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, vi ricordate le condizioni di salute di Mimmo? Oltre alla pandemia che incombeva, eppure è stato tenace e ce l'ha fatta. Io pregherei di fare un applauso a questa persona che è così tenace e così in paglia, ci crede così tanto per essere arrivato alla 14esima edizione. Grande, grande Mimmo. Bene. Cosa mi succede ogni anno? Io non è da tanti anni che faccio parte di questa associazione, di cui ne vado fiera. Io ogni anno scrivo le poesie da recitare in questa piazza e la moglie di Mimmo forse ne è testimone perché mi ha vista seduta sui gradini della chiesa, qualche minuto prima di scendere qui. Come vedete non è neanche stampato, è un brogliaccio in penna, perché l'ispirazione la trovo così. Fu Montallocchi. Scriviru patrimonio universale e si l'apriru i cieli antrisattata. Non ebbi tempo in escinte giornali che i bampi sugli un tiro una volata. La spromonti è terra sconsolata. Dal risso cori bambo può salvare, ma bruciano un po' scuro in stanottata pagine scritti e sapere fare. Cadono come rami annigricati, speranze, fatti, storie e tradizioni, puri ricordi parono agliumati, cori tingiuto in una popolazione. Un fuoco a un di passa piglia paro, faci terra chiana senza vento, del resta Cristo un cruci senza altaro, cresci in fiamme e cresce lo tormento. Non si può di tradire mai una mamma che ti cresci un tosino e cu doveri passano onori e pare una condanna. Non posso dare mai sto dispiacere. Idea scrivi rupini e calamari, partisti sofferenzi, pene e guai, lamprata come sola fra i mari, sempre feruta, non cadisti mai. Sarricci buono, senti un lamento. Gridano faggi, cerzi e castagnari, stanotte ti picchiano un tradimento. Ti consegnaro a tia patridinare, o mari, se potia si rivotava, passando pavaglione e pacciumare, un virtil la spromonte abbivarava, mani crudeli, chi poteste fare? Omini burzo, occhi chini fumo, si fanno largo a mezza stirupati, salvano agenti, cercano a cognuno. Regalano speranza. Grazie Rosella. Che tocca argomenti che purtroppo
e viviamo in questi momenti. Il prossimo poeta nella sua vita ha fatto il salto con grande bravura e professionalità, e vi posso garantire che anche nella poesia sa i tagli e mucusi con grande maestria. Arriva da Bovalino Michele Germano. Buonasera. Quattro parole, perché mi piace la lingua calabrese. La nostra lingua calabrese. Quanto volia ste frasi di poeti. Ognuno mi ritene sempre a mente. Mi si rimpara e sempre mi ripeti. Succini di sapori e sentimenti, ricchizzi di l'antichi ereditati e sigillati come testamenti, vi prego a tutti non li abbandonate su fatti di passato e di presente. Quante parole ormai dimenticate, dicea la mamma, mi teniva a mente, sono latino e greco se guardate, da tanti lingue del continente. Vi prego a voi potrate mi prezzate lo dialetto e mi siete contenti, la nostra lingua sempre minorati e la cultura della nostra gente. Grazie. E grazie a Michele Germano. Già sentì la vista, già l'intercessi lamentando una paletta, già l'intercessi lamentando una caramella. Quando una bella mi sento da lei, quando una bella mi sento da lei, mi sento da
miseria, guarda in me, tu me come una sola, guarda in me, tu me come una sola, e come una sola. Ripartiamo con i poeti. Adesso vi devo presentare un poeta bilingue. Ha iniziato le sue apparizioni in pubblico proprio qui, su questo palcoscenico, dopo tante mie insistenze, timido e pauroso. No, Romeo, no, Spagna, no. Oggi ho superato questi pregiudizi, entrando nell'Olimpo dei grandi poeti, quelli con la P maiuscola. Nato a Pompile, ma vive d'ardore marina, Paolo Landrelli. Buonasera. Non mi fido mentre fuggio. Vuoi dico con dispiacere, quasi che mi pare brutto, ma mi avete a credere, non mi fido niente voto. Troppe cose vanno storti, dave troppo assai malvagi, uno non dave mestico forti, che se no farria la stragi, si cavaga in adoroci, diventi manicapigli, prepotente a tutti i croci, chi si palli fanno migli, se ti mento fa la fila, tutti passano davanti, vedi gente chi si piva, o che ha forza, o culi guanti. Natta cosa mia mi giunca, antò scomporta assai miglietta, cavolio mi di una ronca, mi taglio come reverta. Sono tutti sti potenti che sto mondo rovenaro, danno pane delinquenti e all'onesti si sbruffarono. E li giusti sono confusi e si affidano alle santi, in avanda i mafiosi ed in latta i governanti. Ma come uno potè stare, bello, fresco e ritriato, quando vedi canta male, lo quadrare sta negato? Come fai, mutendo i futti, quando a fine pure ho fatto, se a cucciù non davo futti, scegli o giù disgraziato? Ma perché io, Padre Eterno, che se manichi ne impardi, che sto mondo esti in un perno, e stai ancora come guardi? Dai la lingua a mezza e denti, tutti i giorni vai esperto, vola lì se non mi senti. U campinta lo deserto e lo stomaco s'arraggia, dalle un giovo azzeccato, pare campi pacquaraggia, sogno malo combinato, e sto cuore non tamburo, per cusona manco usaccio, mi narria testa al tuo muro e mi finge via per paccio. Ma di voti, quanta testa, pensa troppo e troppo fungi, ungi, mi te vai in la foresta e respiro a lui fungi. Chiudo l'occhio. Mi rilasso, mi confondo con la natura, staio solo, allento passo, e mi passa ogni premura. Così allora tutto cangia, e si alleggerisce la mente, e non penso più a chi mangia, manco a chi non avvenenti, mentre futti questa vita che mi arriva e mi tradisci, mentre futti sta partita che comincia e poi finisci, mentre futto in cui si affanna per problemi inesistenti, per cui ciange e poi si danna senza mo conchiude niente, per cui sape sempre tutto, yendo criticando all'atti, ma le sta con uno rutto quando andava a fare i fatti. Mille furti mo governo, quando faci i cosi storti, di lo paradiso un perno, e la finivano da morti. Ma comincio a peniare, natta volta e mi sconfondo, quando penso che ai grottari si lasciamo questo mondo. Grazie. Se non fosse per l'ultima parola che dice, non riconosce più a Paolo Landrelli. Ma tende tutti proprio.
Anche il prossimo poeta che andiamo ad ascoltare è un poeta bilingue. Proprio ieri ha presentato l'ultimo suo lavoro in italiano con grande successo. Naturalmente anche nelle vesti di poeta dialettale riesce con grande maestria a trasmettere quei grandi sentimenti che sono l'amore per la famiglia e quelli dell'accoglienza. Nativo di Benestare, ma vive a Bovalino, Saverio Macri. Signore, buonasera. Vincenzo Agatina. Un contadino dal cielo parla con la sua asina, che ancora vive dopo tanti anni. O sumereglia mia, io non udita, ogni mattina all'alba, e restai resto, mi te carico di vigna nella salita, e me ne faccio i cammini presto presto. Un giorno mi aiutava un tuo lavoro, caricata da vivi, vigna e fede, che ogni giorno lavorava duro come un carrozzio senza freno. Ti voglia bene, ciuda vita mia, che mi pigliava sempre le parole. Ogni crepe ci doi, io capiscia, pur se non avevi più dei scoli. Andiamo fuori, cavalli lo portavi, che parevi una bella lettorina, e quando in la campagna ti arrivavi, ti roccolava poco un rischino. E poi che l'altro mondo mi dia, a volte mamma aspetta la mattina, da ogni figlio mi la mano mia, quando te dava a coccia San Martina. O Vincenzo, Vincenzo da Agatina. Non saggio senza idea che dai affari, mi rispondi a somera la mattina, non gli amano, mi viene a carezzare. Non c'è una cosa che tu devi sapere, solo figlio tuoi, qui a cucchiari, che mi porta da mangiare e da bere, ma senza Dio, Vincenzo, non posso più campare. Grazie. Grazie. Grazie a te. E grazie a lui se in questi anni sui manifesti e sugli inviti che pubblicizzano la serata c'è una bellissima foto aerea di questa piccola cittadina. Perché volare è la sua passione, con la stessa intensità con cui ama scrivere in versi. Arriva da Capo Spartivento Pasquale Maressa. Signori, buonasera, io vi presento la poesia Ume Paesi. Però devo fare una piccola premessa, perché mi ha ispirato sia Daniele Volontà che Paolo Landrelli. Perché Paolo Landrelli? Perché ho notato nel libro di Paolo Landrelli tutto l'amore, puro, l'amore vero, quell'amore senza confini che manifesta verso Pompino e verso Altore. Allora dico, se Paolo, non sono all'altezza di Paolo sicuramente, però se Paolo ha scritto questo, qualcosa devo fare io pure per Capo Spartivento. Un titolo è Ume Paesi. Non sogno poeta e manco su scrittori, ma forse sogni facile parlare. Parlare tia per me chiaraduri, senza non lo posso ma stancare. Per mia sei un paese bello e caro, dotato di bellezze naturali. Tu l'uomo ne caluccio tutto faro, sta parte ci ho dorato di scavare. Ma quando sogni in volo sopra tia, voleva faccio scintille in testi cieli, il mio gusto sta torta tutta fantasia, che stelo dolce giù duce domeni. Ti stellonga sta mezza a duce mari, sul cazzo di gardone e di sentieri, vestuti credi anche delle sari, ma intorniato di bellezze vere. Ma quando guardo a te la ribe mari, vi giuro che mi brillano i pensieri, ma sempre so a te voglio curare, come si cura una bella moglie. Ma poi, quando arriva d'angrata ora via,
e andai a fare un biglietto sull'andata, voleva che mi giro verso Dio e mi sogno l'otto mi abbracciato. Perché continuiamo a passare momenti scuri scuri, però passare momenti tanto chiari. La vita tu mi dà sti sapori, solo che tu è grande sapere. Ma ora che siamo grandi e siamo stanchi, e non abbiamo più colori loro. Ma tu, chi te lo sa, è credianti? Per mia, vale più ogni tesoro. Il prossimo poeta, figlio del grande Ernesto Panetta, per il quale vi chiedo di elevare un grande applauso. Sulla scia di quel lungo cammino di suo padre sta dando continuità e grande luce con opere poete di grande spessore. Arriva da Locri Armando Panetta. Secoli della nostra storia e quindi anch'io sulla scia degli altri poeti che hanno parlato della situazione attuale dell'Aspromonte ho scritto pochi giorni fa questa poesia. Brucia. Prego maestro. Sta cipiando fuoco puro cuore. Vai a rilento. Non ce la faccio più. Come candela si consuma e muore, tassando solo cenere e carbone. E chiano, chiano, l'aria è negregata, o vento si uscia, e l'umana t'abrasa, riparta vampa, e un fuoco pigliamata, e brucia il cuore. Brucia la mia casa, sta terra mia, amara e sulecata, tassata e abbandonata al suo destino, di fiamme dell'inferno convogliata, per colpa è l'uomo, misero e meschino, per colpa di una mano delinquente, sta ci sbampando il cuore d'Aspromonte, sta ci abbruciando il cuore della gente, che non bascia la testa ed alza la fronte. A mente un'altra rama piglia fuoco, una foglia morta in aria facinaca. Non luce o sole ciò, manco per gli occhi, occupato della cenere, che è praga tra l'animo che ti ricordi vivi e da fatica. Cacci in un sospiro per chi seppuro cade e pare neve, se guardi tutto intorno resta nero. Grazie. Mi avete fatto cambiare programma. Ho visto che tanti poeti stanno affrontando questo problema degli incendi che ha colpito questa nostra terra. E allora ho voluto anticipare un pensiero. Non so che di voi è capitato di porvi una domanda: che cos'è la poesia? Per me credo sia un componimento di uno o più sentimenti che il poeta percepisce del proprio animo e lo trascrive sulla carta. Ora, se andiamo a ricercare lo stesso sentimento nelle persone che svolgono il proprio lavoro con dedizione, con amore, con grande senso di responsabilità
Per quello, quello non potrebbe essere una poesia. Trascritta e pubblicata con il suo operato nel proprio lavoro. Io credo che se il lavoro, la vita vissuta nelle giuste dimensioni, potrebbe essere, perché no, una poesia. Vi chiederete perché dico questo. È da anni che guardo con ammirazione il corpo dei vigili del fuoco. Ogni giorno li ritroviamo nei tanti momenti difficili della nostra vita. Incendi, alluvioni, incidenti stradali e tantissime altre situazioni dove serve duro lavoro, coraggio, preparazione, professionalità. Quanti perdono la vita? Come non ricordare il giovane reggino Nino Candido, 32 anni, sposato da un anno, ammazzato dalle bombe insieme ad altri in quella cascina da un balordo solo con il maledetto scopo di truffare l'assicurazione. Diamo un applauso a questo giovane che ha lasciato la vita. Stasera, come favoriti poeti assieme all'Unione Poeti Dialettani, voglio dire grazie per questo che stanno facendo. C'è qui in mezzo a noi un signore che ha tutte le carte in regola per rappresentare questo corpo e che io scopro che per caso che è il terzo anno che è seduto in mezzo a voi fa da spettatore nel silenzio dell'anonimato a questo nostro appuntamento. Bene, adesso vi leggerò un suo curriculum. Tenente dell'aeronautica, entra nel corpo dei vigili del fuoco nel 1995. Dopo un corso di formazione viene assegnato al Comando Provinciale di Roma, dove viene incaricato della gestione del distaccamento di Fiumicino e Ciampino. Nel 2005 viene nominato vicecomandante provinciale, nel 2009 dirigente e assume l'incarico di comandante provinciale di Matera. Dal 2011 al 2013 assume l'incarico di responsabile nazionale degli aeroporti italiani presso le strutture centrali del Ministero dell'Interno. Dal 2013 al 2015 gestisce la flotta Canadair dopo l'assegnazione della stessa ai Vigili del Fuoco. Dal 2015 al 2017 diventa comandante delle scuole centrali di Capannelle, unica scuola nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal 2017 al 2019 diventa dirigente del Centro Operativo Nazionale, ufficio centrale che gestisce tutte le emergenze a livello nazionale. Nel 2018 viene nominato dirigente superiore. Ha partecipato a tutte le emergenze nazionali del terremoto di Umbria e Marche e quello dell'Aquila fino ad Amatrice. Ha frequentato nel 1997 la scuola di specializzazione in sicurezza industriale, acquisendo la qualifica di analista di rischio. Ha frequentato nel 2018 il master universitario in sicurezza delle reti complessive. Abbiamo il piacere e il grande onore di avere qui in mezzo a noi l'ingegnere Carlo Metelli, dal 2019 comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Comandante, per il vento di mente si vuole avvicinare per un breve saluto. Grazie di essere qui in mezzo a noi. Sappiamo in questi giorni quanto duro lavoro state affrontando per un'emergenza che credo non ha precedenti. E la perdita di un patrimonio boschivo e anche quello di vite umane. No, grazie, insomma, hanno fatto un po' un curriculum vitae, io mi chiamo Carlo comunque, diciamo che semplicemente ho partecipato, sono il compagno di Rosella Garreta, sono venuto in due anni in maniera assolutamente anonima, quindi ho girato per questo paese che devo dire mi piace molto, mi riporta anche un po' alla mia infanzia, io non ho origini calabresi, ho origini abruzzesi, quindi però tutto sommato il calore della terra calabrese è molto simile a quello della mia terra amata abruzzese, benché poi io sia effettivamente nato e cresciuto. Che dire, io sono veramente contento insomma, di questo riconoscimento, devo dire
sincera verità, sono un po' di difficoltà a capire i testi, e ogni tanto Rosella mi traduce, diciamo, ciò che voi dite, perché non è proprio semplicissimo, anche se piano piano sto cominciando a capire anche questo meraviglioso dialetto. Abbiamo passato delle giornate, vi assicuro, io sono stanco, ho dormito, non so, 3 giorni, ho dormito 2 ore a notte, quindi non sono proprio al massimo della mia verba. Abbiamo passato delle giornate veramente terribili. Vi assicuro, sono stati giorni, soprattutto il mercoledì scorso, dove veramente abbiamo temuto, perché veramente abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e capivamo che purtroppo non bastava. Il vero rimpianto ovviamente sono le persone che ci hanno lasciato. Anche qui mi veniva comunque questo pensiero di attaccamento alla terra. Chi ci ha lasciato ha provato con le unghie e con i denti di difendere la propria terra, di difendere i propri animali. Cioè, c'è stata questa... Non era difendere la roba, cioè difendere una proprietà, difendere il proprio vissuto, il proprio paese, il proprio vivere. Quindi questa cosa ci ha fatto particolarmente male. Sono stati quindi giorni drammatici, finalmente oggi un pochino respiriamo, dobbiamo sempre stare attenti. Tanto per dirvi, abbiamo in questo momento, e questa è la bellezza del Corpo Nazionale, su questo territorio, oltre che i colleghi di Reggio Calabria, a cui io veramente devo un plauso, perché veramente hanno operato in condizioni veramente terribili, raddoppiando i turni, lavorando giorno e notte senza mai tirarsi indietro, ma oltre a loro, e questa è la bellezza del Corpo Nazionale, abbiamo Vigili del Fuoco che provengono dal Lazio, Vigili del Fuoco che provengono dall'Emilia, Vigili del Fuoco dal Veneto, Vigili del Fuoco dal Friuli, Vigili del Fuoco dal Piemonte. Quindi questo è il segno che l'Italia c'è, che è un paese solidale, che il Corpo Nazionale è presente in qualunque momento, in tutte diciamo, le condizioni critiche, come noi di Reggio Calabria, siamo stati presenti ad Amatrice, siamo stati presenti all'Aquila, siamo stati presenti in Umbria. Questo vi assicuro che il Corpo Nazionale è un valore immenso, è un bene del Paese, perché anche se non ce la facciamo, però ce la mettiamo, come dire, tutta, cerchiamo col nostro lavoro di stare vicino al cittadino, e questo ci ritorna. Sapete che tra i corpi chiamati dello Stato siamo noi, abbiamo un, come si direbbe in televisione, uno share del 90%, quindi praticamente veramente in pochi non hanno apprezzamento di noi. Comunque veramente grazie a tutti, è una manifestazione veramente bella, e anche se capisco poco, io la lancio là, il prossimo anno, ma mettete i sottotitoli magari, anche per voi, probabilmente riusciremo a capirci qualche cosa. Grazie a tutti. Allora, ingegnere, in senso di riconoscenza per tutto ciò quello che state facendo, io voglio consegnarle questa targa dove c'è Comune di Aldore, città metropolitana di Reggio Calabria, favoriti poeti, 14° incontro poeti dialettali, a Carlo Metelli, la sensibilità, l'umanità e la prontezza dei Vigili del Fuoco ne fanno il corpo dello Stato più amato dai cittadini italiani. Favoriti poeti, d'intesa con l'Unione Poeti Dialettali Calabrese, rende omaggio alle donne e agli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria e al suo comandante, ingegner Carlo Metelli, per la profonda dedizione e la grande professionalità dimostrate da sempre in numerose e delicate circostanze in favore della gente di Calabria. San Nicola d'Aldore, 13 agosto 2021, il promotore della manifestazione, Mimmo Fabiano. Grazie, ingegnere. Ecco una bella foto ricordo. Perfetto, andiamo avanti. Grazie. Forse è vero sì, forse è vero no.
forse è vero sì, forse è vero, forse no, forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no. Lo povero un potato, stava lì in cappello, non verranno a posarlo per un paio di capelli. Lo povero un potato, stava lì in cappello, non verranno a posarlo per un paio di capelli. Ma forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no, forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no. Ai io si giurava che non sapeva niente, fa l'anima di anni ma io sono più innocente. E io si giurava che non sapeva niente, l'anima di anni ma io sono più innocente. Ma forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no, forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no. Un giudice sentente, a difendere l'avvocato, un calciolo di torna per un commesso di ave. Un giudice sentente, a difendere l'avvocato, un calciolo di torna per un commesso di ave. Ma forse è vero sì, forse è vero no, forse è vero sì, forse è vero, forse no, forse è vero.